Non riesco a crederci. Ho seguito un allenamento durissimo nell'aldilà con Recaio e nonostante questo siamo esattamente allo stesso livello. Ti sei allenato ancora più di me in questi anni, non è vero, Vegeta? No, ti sbagli. Anche se è vero che mi sono sottoposto a esercizi speciali, tu sei un talento nato e riesci comunque a fare meglio di me. Per quanto mi sforzi, la disparità che c'è fra noi non cambierà mai. E questo l'ho capito quando ti sei battuto al secondo livello della navicella di Babidi di Kongya con quel terribile mostro. Sono rimasto veramente colpito, Karot. E in quel momento mi sono reso conto che io, il principe dei Saiyan, non avrei mai raggiunto il livello di un mio infimo suddito. E per questo ho preso la mia decisione. Ti sei lasciato deliberatamente controllare da lui, vero? Esatto. Ho accettato perché ho ripensato a una cosa. A quei due partecipanti del torneo mondiale, anch'essi sudditi del Grande Mago. E così, ripensando a questa cosa, mi sono detto che se il mio corpo fosse stato controllato da Babidi, anch'io avrei potuto diventare molto più forte. E la differenza tra noi sarebbe scomparsa. Già, si sarebbe annullata una volta per tutte. Non mi convinci. Scommetto che non sei soddisfatto. Orgoglioso come sei, come hai potuto sottometterti ad un essere come Babidi? Io volevo disperatamente tornare a essere il Saiyan di prima! Volevo diventare di nuovo il guerriero aggressivo e crudele che era un tempo, il cinico principe dei Saiyan, malvagio e privo di compassione! Io ero cambiato e non mi piaceva. Sotto l'influenza mi stavo a poco trasformando in un essere gentile senza neanche rendermene conto. Anche in questo mondo devi essermi superiore, Karot. Perché? Vedi, io ho avuto la fortuna di conservare il corpo e l'ho sempre sottoposto ad estenuanti allenamenti. E quindi è logico che la differenza con te, che sei rimasto solo spirito, si sia accentuata. Zitto! Io non sopporto di essere compatito. Ho paura che dovrò rinunciare all'idea. Purtroppo eri e resterai sempre l'orgoglioso principe dei Saiyan. Ti prego, devi ascoltarmi, Karot. Il pianeta Vegeta, il mio, ma anche il tuo pianeta non è esploso per la collisione con un meteorite. Questa è una sporca menzogna che ci hanno raccontato. È stato Freezer a distruggere il pianeta Vegeta. Col verme ci ha eliminati quasi tutti. Karot, per favore, distruggi Freezer, eliminalo. Vendicami, prego. Tu sei un Saiyan. Lo farò per Bulma e per il piccolo Trunks. Per chi mi ha voluto bene. Io posso fare di più. Supererò Karot, lo giuro! E lo farò servendomi solo del mio potere! Supererò ogni livello possibile!
俺がサイヤ人の王子、ベジータ。